andiamo dai pescatori, sperando che la pesca sia stata buona. Buongiorno. Oh, ciao pescatore. Da porta pescatore. Ciao. Un grosso, eh. Pulizzi in da panza, chi si già capito, già lo sai come va a finire. Ma mo dopo che avevo un capo, faccio tempo. Ciao a tutti, buongiorno, sono Pasquale Torrente, siamo a Cetara all'interno del ristorante al convento, ristorante della mia famiglia dal 1969. Cetara, come ben sapete tutti, è il posto dei pescatori della costa amalfitana, dove ancora c'è la tradizione della pesca a circuizione, sia del tonno, delle alici. Cetara, da Cetari, vuol dire fabbrica di pesce nell'antico latino. Come ogni ristoratore, chef o oste che ama una cucina di materia, tutte le mattine noi ci rechiamo sul porto dove abbiamo gli amici pescatori che vengono verso le 9 col pescato del giorno che ci serve per la frittura. Poi arrivano le alici. Per noi esiste l'alice di prima serata, l'alice di serata e l'alice di mattinata. Noi preferiamo friggere quella di mattinata, che arriva praticamente alle 4 o le 5 di mattina, è l'ultima battuta che si fa di pesca. Oggi con Italia Squisita vi porterò a scoprire la nostra frittura, il fritto italiano, il fritto di pesce. Oggi friggeremo alici, gamberetti, triglie, totani, sogliolette e merluzzetti. Useremo della semola rimacinata perché la semola mi fa rimanere il prodotto più asciutto. Per friggere useremo un olio di semi di girasole alto lego Frienne di Olitalia. Iniziamo dalla pulizia del totano. Praticamente togliamo i tentacoli del totano, lo puliamo e poi lo tagliamo a rondelle di circa un centimetro, diciamo. I tentacoli dipende dalla grandezza, o li facciamo a metà o li spezzettiamo un poco, anche perché la cottura del tentacolo è diversa dalla cottura del corpo. Triglie, puliamo la pancia. Un passaggio, se la triglia è piccola, che viene fatto solo eviscerando, senza squamarla. Poi c'è un altro passaggio per chi ama la triglia un po' più grande, dove viene squamata e quindi la prendi e la mangi tipo una canocchia. Poi le alici eviscerate, tirare la testa alle alici, no, eviscerarle, si dice scapezzare. Per la soglioletta diamo solo un taglio con le forbici sotto la pancia. Merluzzetti puliamo giusto le interiure e invece i gamberetti li lasciamo col carapace. A questo punto abbiamo tutto il pesce pulito, andiamo in cucina. Per accompagnare questa grande materia prima abbiamo bisogno di un grande olio da frittura. Useremo un olio di semi di girasole alto lego Frienne di Olitalia. Viene usato come stabilizzante degli oli essenziali di rosmarino che ci danno poco fumo e ci fanno mantenere una temperatura alta. Pensate che arriviamo fino a 220-240 di punto di fumo e sappiamo benissimo che stabilizzare il punto di fumo è una cosa importantissima nel fritto. Prendiamo la semola, mettiamo i pesci dentro questa semola, poi ripassiamo col setaccio e a mano iniziamo la frittura. Io uso la semola perché a me mi dà un fritto più asciutto e più croccante, perché a volte la farina, avendo un po' più di umidità, se fate caso, pure quando fate un fritto a casa, tende ad ammorbidire il pesce. Invece lo shock termico che prende nella friggitrice la semola mi dà un fritto croccante, perché il fritto è musica, è rock. Pensate a quando arriva il pesce in friggitrice e fa shh, shh, shh.
per una frittura in effetti a noi ci servono dai 5 agli 8 minuti, dipende dalle dimensioni. Di solito uno a casa prende e butta tutto insieme. Invece il totano ha una cottura un po' più lunga perché è coriaceo. Poi ci sta la triglia, che pure qua dipende dalla dimensione. Poi abbiamo merluzzette alici, fino ad arrivare ai gamberetti che hanno una cottura velocissima, massimo un minuto. Però in questo caso noi stiamo friggendo a 170-180 gradi. La temperatura è invariabile. Infatti io consiglierei a tutte le massaie o a tutti di usare un termometro, perché col termometro non sbagliate. Cioè la frittura vi uscirà sempre buona e croccante. Il pesce è pronto e a questo punto noi che facciamo? Lo mettiamo sulla carta paglia un attimo ad asciugare. A casa, se non avete carta paglia, potete usare qualsiasi carta assorbente. E niente, 2 minuti lo lasciamo un po' riposare e poi lo serviamo. O sale e pepe, però di solito usiamo una salsa d'accompagnamento, semplicemente con una maionese montata e con dell'erba cipollina all'interno. Vi ho dato dei consigli semplicissimi. Grande materia prima, quindi non friggete le scarpe indossatele. Temperature è fondamentale, quindi munitevi di un termometro a casa. E terza cosa, l'olio, è fondamentale l'olio. Quindi tanto amore, perché il fritto è amore, è un gesto d'amore. Abbiamo visto insieme il fritto italiano, adesso con le alici che possono rimanere a casa, facciamo un altro piatto che è di tradizione cetarese, le alici alla scapice, un piatto semplicissimo dove mettiamo a bollire aceto di mele, aceto di vino e olio extravergine, uno spicchio d'aglietto e un po' di mentuccia e vai. Ecco qua, olio, aceto di vino e aceto di mele, il nostro aglio e la nostra menta. Mettiamo il pilota del gas al massimo e aspettiamo che evapori tutto l'alcol che abbiamo nell'aceto. Togliamo dal fuoco, aspettiamo che si raffreddi, passati 5 minuti, mettiamo la marinatura e quindi aggiungiamo questa marinatura alle alici già fritte. Non le copri perché devono stare immerse in questa marinatura. In paese si usa questo piatto per la festa patronale di San Pietro e Paolo. Abbiamo praticamente fatto una ricetta di recupero, quindi voi il vostro fritto lo potrete mangiare anche per 15 giorni, non buttando niente. Queste sono le alici alla scapece, è l'equivalente del piatto che si fa al nord con le sarde in saor o col carpione. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita. Vi aspettiamo io e Gaetano Torrente al ristorante al convento a Cetara. E dovete sapere che il ristorante e convento a Cetara, oltre il nome storico, adesso è Casa Torrente. Ma sapete perché? Perché vi aspettiamo a braccia aperte a casa nostra.